Ci siamo, signori, buon pomeriggio, l'1:29, ci siamo un pochettino prima. Buon pomeriggio, signori, bentornati. Oggi, 1º giugno, si vede, fa un caldo della Madonna e siamo letteralmente quattro gatti, però è caldo. Ciao Mario, buon pomeriggio. Fa molto caldo, signori. Cesar, riscatta i punti. Cesar, ho preso i tuoi punti per vedere se ti aumentano. Va bene? Perché devo capire se funziona il botto o meno. Mi dovresti dire se da 336.760 che hai ti aumentano o meno. Va bene? Ciao Master Game, ciao Raimondo Akumari, ciao. Ok, allora, no ragazzi, allora, spiego subito. Se siete qua e dammi i livelli, nada, ok? Oggi no. Anche che è l'ultima live di Mario Maker, ho un'ora di tempo e non ho intenzione di bloccarmi sui livelli, va bene? Farò semplici livelli dal mondo per fare un'oretta in compagnia. Ciao Alan, buon pomeriggio. Tra l'altro, i livelli della tavolta del mondo, c'è Nicola che è andato parecchio avanti. No, no, in live no. Non ho avuto il tempo di giocare nemmeno per i fatti miei. Nicola è andato avanti, è arrivato al secondo livello del mondo. Deve fare il terzo. Io non l'ho minimamente toccato all'ultima live. Ragazzi, io ho da fare durante il giorno. Quindi non ho minimamente toccato il gioco. Quindi non lo faccio in live, ragazzi. Non sono lo streamer che prende i livelli. Uno perché non sono bravo e non ho voglia di bloccare una live su lo stesso livello perché gli spettatori crollano e io sinceramente non sono qua per giocare, io ma per intrattenere voi, e se a voi non vi piace vedere uno con un'ora su un livello non ha minimamente senso, non ha minimamente senso farli. Quindi signori, io sto bene, voi spero che stiate bene. Fa ancora più caldo di ieri, infatti adesso mi tolgo dalla webcam e mi metto comodo perché veramente si muore. E diciamo che aspettiamo, visto che ha riscattato solo Sisa, aspettiamo più avanti di girare tutto verso la fine. Ricky, anche che sono 4 giri. Signori, iniziamo subito. Niente, non andiamo più. Li stanno riscattando tutti adesso. Stanno riscattando. Beh, ma a te piace, ma agli altri no. Liezza. E poi basta. Adesso facciamo tutto allora. Ciao Simone, come stai? E tu che mi boicotti, che ti invito a giocare e poi non vuoi venire a giocare, Lieza, eh? Un giorno hai questo, un giorno hai quello, un giorno hai quell'altro, eh? Ciao Riccardo, come sta? Come stai, Ricky? Eh? Hai finito di lavorare? No, perché inizi prima oggi, che ora era? Le 4:30 mi sembra. Vediamo cosa risponde. Tra l'altro devo cambiare la webcam, devo mettermela più bassa, che devo leggere e mi abbasso. A settembre, quando torno dalla lunga pausa estiva, vedo di sistemare un po' tutto. Va bene, signora, visto che già ci siamo e siete 3 su 4, direi di fare subito la quota. Vi do questi punti e poi ci togliamo. Lesar è morto, già è sparito. Signori, i punti sono serviti. Andiamo. E allora, signori, i punti. Vediamo un pochettino. Tra l'altro, oggi abbiamo lavorato con Sisa per una parola di troppo. Abbiamo un pochettino sistemato i punti da fare, eccetera, eccetera. Poi si vede. Sisa Italica, si inizia da te. Vediamo un pochettino quanti punti riesci a vincere da questa ruota. E vediamo un pochettino se dobbiamo controllare queste ruote o meno. Vediamo se funzionano più che altri punti di streamlab. Sisa si gira. E guarda, stavolta sì, te la faccio girare da Gerry Scotti. Così vediamo se esci fino a 10. No, ma esce la truffa. Esce la truffa, 1000, 1, 2, 3. Bravo, Jerry fa sempre il suo ottimo, la sua porca figura. Se sfresca all'improvviso è perché è arrivato l'omino della caldaia. La caldaia adesso. E la Iser Zz ha riscattato anche lui. Bravo, Sisa, 1000 punti. Rikishimaru che è qua, vediamo un pochettino cosa succede. Sempre con la D di Decimo Mannu, fedele alla Sardegna, quella bella città. E Raise, è una parola sarda oppure hai semplicemente un ictus?
Buongiorno. Oggi si fa di frutta che Dio la manda buona, vero? Perché fa caldo. Lienza che è morta, andiamo a fare il giro anche per Lienza. Vediamo quanto con l'M di Mela, no, con l'M di Monza. C'è molta truffa in questa live, esatto. Lienza c'è un pollo, 4000. E dai, se tu sei l'ultimo, vediamo un pochettino, sperando che ti capita la dieta, che cosa succede. Ma cosa? Ti è capitato il pollo, testa di cazzo? Ne parla lui. Guarda tu qua. 5000. E dai, se 5000. 2-3, la quota l'abbiamo passata. Visto che è estate la frutta ci sta, esatto, si sta leggeri, si sta tranquilli, si muore di caldo. Guarda, dov'è? Dov'è Lieza? Dov'è? Qua. Via. Ok. Niente, così, cattive. Fatemi vedere sto livello. Che cosa ne pensi delle oli bestemmiose di Super Mario Maker 2? Mi fanno schifo 3 voti, sono... Resti. 2 scheda bianca. Vabbè. Cosa cazzo vai a letto a quest'ora, dai, se? Eh? Io da lunedì vado a dormire a queste. No, allora, da lunedì che non ci saranno più live, probabilmente inizierò pure ad andare in spiaggia. Non magari da lunedì, proprio lunedì. Però vedrò di magari ci scappa qualche irlo dal mare, ragazzi, io ve lo dico. Io ve lo dico, quindi. Aia, occhio sempre. Però ripeto, noi gli ultimi 3 live sono oggi. Domani c'è Dirtirelli. Con Paul, e poi venerdì chiudiamo in bellezza con Mario Party Superstar. Ok? Facciamo quello. Vai in spiaggia e ti svegli in una vasca piena di ghiaccio con un rene in meno. Si sa, ama dire le cagate sempre e comunque. Mettiamo questo qua. Mettiamo questo qua. E mettiamo questo qua. Switchiamo sulla Switch. Switchiamo sulla Switch fino a quando funziona. E iniziamo a giocare. Andiamo a giocare l'ultimo, ragazzi. Mario Maker 2. L'ultimo prima di una bella pausa di 3 mesi abbondanti. 50% della popolazione. Di quanti siamo? Super Mario Maker 2, che se è un gioco che devo prestare a mia nipote è finita, non lo vedrete mai più in live. Adesso mia nipote ha la Switch e vorrebbe i miei giochi col cazzo. Non voglio leggere le notifiche. Signori, sfida infinita. Se sul mio monitor 50 pollici ho 1,5 metri dal letto, vediamo se mi fai dormire come Karim. Va bene. Va bene. Ho sbagliato. Va bene, dai, se ci proverò. Karim sarà contento di sapere che dormi seguendo le sue live. Alzo un po' il volume perché non lo sento. Adesso c'ho sempre il balcone aperto, non c'ho casino. Aggiungi il tavolo dove hai eliminato tutti i bro. Ah, me bronco. Ben 3. No, da qua. Bravo Fabio, proprio così. Venerdì, l'altro venerdì, sì, io poi comunque il day one di Mario Strikers Battle cazzo lì lo faccio. Cioè, io ho il canale in pausa, ma non vuol dire che... Non vuol dire che non faccio live. E live ci saranno sempre. Cioè, molte meno, ovviamente, ma ci sono. Devo andare giù. Allora, il quando ve lo faccio? Ah, c'è Miaus. Non c'è stato arrivato, vabbè. Vorrebbe i miei giochi col cazzo. Sì, no, non glieli do. Non lo chiudo fino a settembre, si sa dei miei coglioni. Io chiudo il canale, nel senso che non ci sarà più una scheda, non ci saranno più degli orari fissi.
Un paio di live al mese ci saranno sicuramente. Un paio, poi se sono di più anche. Non so l'orario, probabilmente sarà sempre verso le 7 di sera, probabilmente. Non credo di far live al pomeriggio, si muore di caldo e non ce la faccio più io. Bravo Fabio. Voglio dormire a quest'ora, fa troppo caldo. Però ci sarà sia il Day One di Mario Football League, sia il Day One di... del free to play di Fall Guys. Non è un day one però. Fabio stupido. Stupido. Perché cazzo salto? Perché cazzo salto? No ragazzi, io mi devo riposare e ho bisogno di nuove idee per il canale. E le nuove idee per il canale non si fanno facendo sempre live. Ma Fabio, poi dici a me, cosa, Raise? Cosa ti dico a te? Eh? Cosa? Io sono stanco. Ho una certa età, ho una malattia che mi rompe le balle e non ho voglia di... E non è un lavoro per me questo, quindi... No! Musica, Ciao Molly! ballo, allegria e bianco sarti per far Super. festa. Pausa super, ovviamente. Come stai, Molly? Dai, scivola e non salta! Che livello della minchia, veramente. Che livello della minchia. Tanto devo eliminarlo, Bowser, quindi... No, Mario. Io non ho pazienza. Sarà l'età, sarà io che ho un tipo di... esempio... Bravo, Fabio. Minchia, ho tutto lo spazio da avere. Ad esempio, perché quando faccio Fortnite metto la chat solo follow da mezz'ora? Perché no, io non ho minimamente la voglia, non ho nemmeno la forza di avere a che fare con i bambini. Cioè, ok. In che senso? Giochi con me a Fortnite, fai server privati. Io non ho voglia. Non voglio quel tratto, non è un pubblico che mi segue, quindi non mi interessa. Cioè, quindi, cioè, me ne frego un cazzo di crescere in quella maniera. Tiriamo avanti, vabbè, dai, mollo. Non hai pazienza, non sei come il povero Pollo ti sopporta danni. Sì, il povero Pollo mi sopporta danni. Va bene, sì, sei il povero Pollo. Io sono sempre per una chat bella, pulita, sistemata, quindi utenti puliti, sistemati, e che se io dico ragazzi giochiamo oggi con voi, giocate in quella maniera, in quella volta lì. Cioè, io non so come facciano molti a gestire il coglione che sono io. Ferie di Fortnite vietate ai minori. Chat solo streamer. Cioè, sono sempre dell'opinione che c'è un momento per morire. Sto parlando e mi sto dicendo. C'è sempre un momento, i momenti giusti. Sia per giocare con la chat, e a me piace. Ieri abbiamo fatto quiz time con voi, vi siete divertiti e io sono un coglione. Quindi sono contento. Qualche altra volta, poi quando ritornerò a settembre, farò qualcosa. Poi... Magari un Gartic Phone. Il problema è il mio orario, che è l'una e mezzo. Non permette a voi di esserci presenti sempre. Quindi è un po' una merda programmare. No? Non ce la faccio. Devo far avvicinare Bowser e saltare. Però poi il resto delle volte gioco da solo. Cioè invece vedo streamer che invitano i bambini sui loro Discord a giocare a Fortnite, mamma mia. Io non ho proprio la pazienza di fare una cosa di questo genere. Suca! Scusate.
mi è scappato. Questo sapete cosa significa pure non crescere, ma a me me ne frega un cazzo. Cioè, se devo crescere con i bambini, no, non c'ho minimamente voglia. Preferisco crescere con poca gente, ma adulta, no adulta, cioè che sappia ragionare. Gli ho toccato il pipino. Sono fatto così, non mi interessa. Non tanto non cresco su Twitch, non divento parte, non ho bisogno di. No, Mario, allora, sì. Non faccio più che pratica da genitore e inculcare un po' di educazione. Lo stream. Allora, in tanti comprendo. Ciao, Ludo! In tanti muoiono così. In tanti confondo lo streamer come una persona che deve fare quello che vuole lui, la persona. Specialmente i più piccoli si chinano a 90 per il bene di tenere la persona a vederti, no? Non funziona così. Come stai, Ludo? Cioè, quello è proprio. Non funziona così. Essere un bravo streamer non significa. No? Fare questo. E cos'è sto bordello? Dove cazzo siamo? Ecco un altro motivo che non faccio live d'estate. Appena sono a casa nuova, sempre se continuerò a streamare avendo lo studio per i cazzi miei e l'aria condizionata non sento più. Senti. No, esatto, non voglio essere un fenomeno da paracolo. Cioè, tutto qua. Sono uno streamer e comando io nella mia live. Se dico una cosa si fa. Poi, se c'è un po' di confidenza con la persona, posso restare per la regola. Sta dando, sì, sa, ok. L'importante è quello. Perché non ti ho dato i punti della vittoria, effettivamente. Non te li ho avuti. Te li do dopo. Allora, è la cosa che non funziona. A me funziona il fatto dei punti. Sì, cresci, ma nemmeno, no, Molly, nemmeno. Non cresci se hai una spinta, cresci se fai le cose che piacciono alle persone, ossia le stupidate. A meno che tu non sei bravo a tenerti pubblico facendo cose belle, ma si cresce ormai facendo le reaction, perché gente incapace di fare le cose di fare reaction. Ma nel senso non che la fai ogni tanto se non sei capace. Io vedo un canale che fa solo e soltanto quello. Solo e soltanto reaction. Lì è proprio non saper fare un cazzo, secondo cioè, passare il tuo canale, purtroppo fanno 3-4 mila spettatori, quello è bello. Ma non è perché se lui ne fa 4 mila spettatori, io metto a fare reaction e faccio 1000. Minchia! Cazzo è successo? Juego su tanto si chiama. Woody Allen! Aspetta, è qua la cosa. Utile quello, funzionato, guarda. Ha veramente funzionato sta cacucola, sei bravissimo. Tanto ho fatto pure un nuovo record. Non è facile crescere su Twitch, io non voglio crescere. Non voglio crescere con i bambini. Non ho la pazienza, io non so che. Io se fossi. Non mi ci vedo come padre. Cioè, avere un figlio, non so come. Come sarei come padre? Forse un troppo severo. Forse. Forse troppo severo. Non accondiscendente come i genitori moderni di oggi, i genitori moderni. Sì, ok, non sarei stronzo, ok? Cioè, non sarei un padre cattivo, però nemmeno troppo aperto. Ad esempio, non darei mai un telefono a un.
ha già 6 anni. Mia nipote l'ha avuto per la comunione domenica. Cioè, ha fatto 10 anni pure domenica. Per dire. Non so come sia su. Dove si va qua? Dobbiamo tornare indietro. Vediamo se ha messo qualcosa qua, no. Sì, i tempi sono cambiati. Porca puttana. I tempi sono cambiati, Molly, ma non vuol dire permettere ai figli tutto, capito? Cioè, io sto inorridendo della generazione che sta crescendo adesso. Ma è la ricostruzione del primo livello? Io schifo tutto. No, sono andato di merda. Vabbè. Poi me lo devono dire chi è che me lo vieta a dare uno schiaffo a mio figlio se fa una cagata. Chi viene? Mario Monti in casa mia. E appunto, poi solo io gli dico, allora, l'hai visto sto schiaffo? Bene, se mi denunci te ne do altri 100. Basta. Eh? No, l'Italia è puttane ma da sempre, si sa. E non è mettendo i figli su TikTok che risolve il problema. Secondo me. I bambini guardano troppa roba, tra virgolette, di cattivo esempio. Ma perché il web è aperto a tutti, semplicemente. E i genitori non sorvegliano i figli. Basterebbe semplicemente sorvegliare e dire, allora, tu non sei adatto ancora per guardare queste cose. So. La puttana. Ah. Bellissimo livello. Ah, è un male nuovo. Vabbè, è importante stare male. Sì, sì. Sono di vecchio. Vengo da una vecchia generazione, ragazzi. Tutto qua. Non è che sia... Ciao Mr. Quest, applauso di vecchie generazioni, è arrivato Mr. Quest. Festeggiamo Mr. Quest. Ciao Quest, come stai? Cazzo. Una stella nella minchia, eh? Aspetta, questo è un livello del cazzo. Come faccio? Affanculo. Va bene. Credo delle a cazzo. Tutto bene questo, a parte sto momento di caldo. Invece, parlando di cose meno serie, cosa farete domani che è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana? Domani è festa, andate da qualche parte, andate a mangiare, fate della vita sociale, o socialitate la vita, cosa farete di bello? Io sono sempre qua, quindi non faccio un cazzo. Domani sarò in live, come sempre. Dove va sto coso? Perché? No! Che figlio di una bagascia, sono morto perché avevo quel guscio in mano.
Si lavora come ogni giorno, ottimo Mario. Però almeno lavorare serve a guadagnare, quindi tutto sommato alla fine è scivolato, ragazzi, dai. Che cazzo, che cazzo, che cazzo. È stato scelto il 2 giugno di... perché è nata mia zia lo stesso giorno. Ecco perché. Lo sapevano. Infatti mio nonno ha detto se, quando è andata a votare per Monarchia o Repubblica, il giorno in cui è nata la sua figlia, cioè mia zia, e ha detto se nasce maschio voto Monarchia, se nasce femmina voto Repubblica. È nata femmina, è andata a votare Repubblica, ovviamente, quindi poi è nata la Repubblica. Ecco come è nata la Repubblica Italiana. Ebbene, domani c'è Dittirelli, quindi... domani ci sarà del sano bestemmiamento. Poi venerdì facciamo... chiudiamo la stagione di live con Mario Party. Forse. Ho chiesto se facciamo Fall Guys a Paul, ma vabbè. Non mi hai deluso, mi hai deluso, va bene. Va bene, sì. Basta, secondo. Non farei nulla. Domani, bravo Fabio, perché hai saltato totalmente a casa? Domani sarò sempre qui all'1:30. Venerdì poi chiudiamo all'1:30. Tutto all'1:30. Tanto vorrei... sono sempre indeciso sugli orari di ritorno. Cioè, nel senso, se continuare a fare... questa stagione è stata una stagione piuttosto puttana. È stata una stagione piuttosto coerente, nel senso che ho sempre fatto live all'1:30, tranne la prima settimana di settembre che l'ho fatta all'1. Perché non. E poi ho visto. L'ho spostato all'1:30. Però devo essere sincero, molti di voi non riescono a seguirmi a quest'ora. Perché, vabbè, giustamente, per ovvi motivi. Il problema è. Sorella, comunque. Il problema è che non saprei minimamente che orario metto. Domani ti metto io una... cioè, domani già so che canzone usare. Per il pre-live, visto che è il 2 giugno. La conservo da mesi, quella canzone. Quindi... cazzo! Che lato. Quindi domani mi state dicendo che sarete qua a guardare me che cappotto su Dittirelli. Bene, sono contento. Non so se ci sarà Cicatto domani, però. Se Poltere non mi dà buca, dovrebbe esserci Poltere. 16 livelli fatti con 9 vite. Non siamo molto... E quello è il problema, Mario. Il problema però cos'è che... l'1:30 è presto. Cioè, molti di voi arrivano tardi. Però è il fatto anche della pausa estiva è molto... ti penalizzerà paura e panico, ma... ma l'ho fatta già l'anno scorso e bene o male la gente mi avete aspettato, quindi... la faccio di nuovo perché comunque ho bisogno della pausa. Cioè... è una pausa proprio di fisica. Proprio una pausa fisica. Domani lavori, Quest? Vabbè, dai. Cazzo. Vabbè. Tutto di Next. Ciao Mario. Sei andato. Il problema è anche questo. Cioè ormai siamo tanti streamer. Tanti. Fino a 2 anni fa, se vi ricordate, io streamavo pure alle 9 di sera. No, non è quella la canzone. Una volta streamavo all'1:30 alle 2, o alle 2, anzi era alle 2. Facevo dalle 2 alle 3 e dalle 21 alle 22:30, o 21:30, 22:30. Poi però sinceramente adesso io ho deciso di iniziare a cenare. Di cenare
per i cazzi miei, non più con i miei genitori, perché c'erano troppo presto e quindi non ce la faccio. Ieri ho finito, cioè ieri ho fatto quella live lì su Quiz Time a quell'ora, finito tardi la live. Come cazzo si fa? Finché alle 9 era ancora che stavo finendo di mangiare, cioè. Che cazzo? Le 7 mi sembra pure un buon orario, però non so farlo sto livello. Ma non si può fare sto livello! Lavoricchio, più che altro un hobby per ora con un mio amico, costruiamo plastici di oro. È bello questo. Minchia, sott'acqua devo passare. Perché? Perché mi sono distratto, che sono stupido. Cioè, non riesco a passare, non ci ho fatto caso se volevo stesso. Le tasse, Alan. Le tasse. Cioè, vedi dove mi perdo a volte. Come cazzo fate a seguire me? Ancora non lo so. Ecco, come cazzo fate a seguire un cretino che gioca così? Cioè, guarda, io non lo so. Gli orami sono belli, belli. Se ti capita questo, visto che sei sul gruppo... Visto che sei sul gruppo Telegram, se puoi, puoi pubblicare qualche foto. Sì, casinami quello. Io sto diventando sempre più distratto. Vedete come ieri che chiamavo Caesar Liezar, cioè... Ah. Mario Catto. Das level ne sto gran cazzo. Ah, comunque vi racconto la cosa buffa di ieri. Ricordate che ieri avevo detto c'è il link delle donazioni sbagliato. Il link è la merda. Sì, questo, per farlo tranquillamente. Gravità. No, stupidità è molle mass. Ok. Passa qua. Cazzo di livello è? Aspettate, poi vi leggo. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Allora, vi stavo dicendo del link. Il link era ancora il link del 2016, quando il sito Streamlabs si chiamava Twitch Alert. Però quel link rimandava comunque alla pagina delle donazioni, quindi era esatto. Ciao Witch. Però adesso comunque l'ho sistemato, ecco. Cioè, adesso il link è quello giusto. Non sai dove andare nel suo stile livello. Wall Jumping Dojo, mamma mia, già adesso. Un dojo. Ok. Cazzo. Cazzo. Come va, Witch? Comunque, tornando al discorso orario, poi valuto se continuare a fare l'1 e mezzo. Però di estate non credo proprio che capiterà. Eh?
L'estate saranno probabilmente alle 7 di sera qualche live ogni tanto. Io già da lunedì, ripeto, a questo mi metto a dormire che fa caldo. Mi faccio quell'oretta, bel livello, bravissimo, bellissimo, complimentissimo. Mi faccio quell'oretta e mezzo di sonno, tipo dall'una alle 2:30, mi sveglio e poi mi rilasso. Quelle live tutti i giorni è pesante. Solo che io bene o male me ne frego relativamente dei numeri. Quindi se mi prendo 3 mesi di pausa e ritorno con 2 spettatori, me ne frego poco. Altri magari giustamente gli dà fastidio, altri in generale. O chi ci lavora non si può prendere le pause. Per me, io sono stupido. Perché sto giocando a questo gioco? Perché sto giocando a sto gioco? Perché? Mario Chianda! Perché ho fatto la cagata? È caduto! Porco tro... Perché l'ho pagata al day one, Mario. Al day one l'ho pagata. Ma non è vero mai, ragazzi. Non è vero mai, che cazzo... Ma sei minchia! Non l'hai mai giocato, Mario? È bellino Mario Maker, che... Cioè, è un... Posso dire che è una pietra miliare del mio canale. C'è sempre Mario Maker. E c'è... E all'epoca sul mio canale c'era Mario Maker 1. La UNEUP! Voi non ce l'avate, ma io facevo live di Mario Maker 1. Ci sono sul secondo canale YouTube, ma dove carico le live. Ma ci sono le live dal 2019, mi sembra, indietro fino al 2016. Non sono visibile. Carissimo mio. Miglio le sue pietre. Tra l'altro quando se tornerò a settembre, che frito, ripeto, torno il 15 settembre, che sarà il giorno in cui il canale compie 7 anni di streaming. Se riesco durante l'estate voglio crearvi tipo un piccolo best of dove si vedono le... Non commento. Sono fermato, ho commentato internamente, non commento. Affanculo. Oh, 97 monete sono lì da 5 livelli. Cazzo di livello con le monete. No. Lì ho peccato di presunzione, Anna. Dovevo aspettarmelo anche io che... Potrebbe, Mario. Potrebbe. Però noi facciamo finta di no. Tanto c'è puzza di bruciato fuori. Oh. No. Perché avete la mamma simpatica voi? Pi 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 pi.
E qua sopra tutto sto bada. Come uccido il Goombane? Ok. Pubblicità, altrimenti sono povero. Va bene. La 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 la. Pi 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 pi. Affanculo. Voglio un guscio, sai perché? Secondo me mi serve. No. Non mi serve. Minchia, la pubblicità mi stanno rompendo veramente i coglioni, raga. Mi stanno veramente rompendo il cazzo la pubblicità su Twitch. Completamente. Mi parte dove sono sub. Dai termos mi parte la pubblicità e sono sub. Ma io non ho... Guarda, te lo giuro. E parte anche alta. Nella mia dashboard oggi è partita la pubblicità. Cioè è stato la live della mia da pubblicità. Ma vai a fare in culo, Twitch. Vai a cagare. Cioè, entriamo nel 2022 e non sei capace di fare una cazzo di piattaforma dove funzionano gli spot pubblicitari. Chiama Pier Silvio Berlusconi e te lo fa fare lui. La Cioè Girato ha eliminato tutti i Bowser. Aspetta, come devo cazzo? Che cazzo ho visto? Che cazzo ho visto? Che cazzo? Che cazzo? Madonna! Alla fine si è suicidato. Praticamente Link non è servito a nulla, il fungo non è servito a nulla, si è suicidato. Stoncata, pam pam. Va bene. Che cazzo di livello è? Bel livello, grandissima! Grandissima! Mario, speedrun 30 secondi, il giudice 4 dovrebbe aver raccolto almeno 30... Di nuovo Jordan! Vabbè, non sapevo più che tempo. Allora, 10 minuti ce la facciamo. Porca puttana se salto tardi. È lì. Scivolato. Scivolato! Thank you.
Minchia, cioè dai, è palesemente fatto shush. Fatto sguscio e basta. Oh, una vita, abbiamo recuperato 3, siamo a 4. Vediamo di recuperare un bel po'. Che caldo, dobbiamo, io dovrei recinare alle 3. Devo mettermi come mio obiettivo è l'una e mezzo o 3 come live. Se poi voglio iniziare alle 2 sarà 2 e 4, vediamo. Cazzo! Poco! Ah, cos'è? Piedi, 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 piedi. Non devo più morire. Che succede qua? Ciao. Che cazzo? Che cazzo? Ciao, tante le cose ci regali, ci regali. Non ho preso vite, però abbiamo passato indenne il livello. Oh yeah, Mario time. A parte tutto col tutun 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 tutun. Vabbè, non è nemmeno malaccio alla fin fine. Prossimo livello. 5 livelli fatti. Let's go. Il mio record è 383 livelli fatti in una sola streak, diciamo. Mini Games Land, Giappo. Corto ma bello, ne parliamo. Tematica. Siamo qua. Qualcosa dice che devo entrare lì. Cosa cavolo va? Oh. È un percorso qui. Mario gatto, sì. Ok, quindi sono tutti quei potenziamenti lì. Che allora. Ok, ci sono due percorsi in cui in uno ci sono tante robe. No! Non ci entra, aspetta. Ma dai! No. Va bene! Aspetta un momento. Ma dai! Oh, che palle! Tenta... Oddio! Quella ha funzionato pure, va? Va bene, sì, so. Dai!
Dai. Vada bene, ragazzi, intanto. Ne approfitto. GG! Vi lascio un minuto così, eh. Ok, scusate, sono andato a bere un po' d'acqua perché fa caldo. Fa. Andiamo avanti. Sono le due. Se, guarda, poi facciamo una. L'ultima parte su. Su Tetris, che è un altro coso del canale. Effettivamente, questa settimana non lo faremo. Mondo 7-1, 7 vite. Quindi. Vabbè. Che fiore che scappa. C'è qualcosa per qua, no? No. Probabilmente devo perderle tutte. Andando a una velocità incredibile. Va bene. Importante. Stiamo recuperando, raga. Oh, eravamo una vita, eh. Una. Una vita, cazzo. Siamo arrivati a. Nove vite, dai. Stiamo ritornando in doppia cifra per le vite. E penso che qui le perderemo tutte. Proprio questa brutta sensazione. Ok, no. Qui come cavolo è? Si arrampica, dai! Dai! Ho capito che giustamente essendo grande. Ah! No, no! No, raga, la bandiera è là sopra. Ok. Oh, vita, come dice, come direbbe Sisa, vita è gratis. Andiamo a 10. Undici secondi e ci sono stato 31. Va bene, non è essenziale. Andiamo. Credo del culo, sì. Proprio credo del culo. Mr. Quest, stavo dicendo, oh no. Mr. Quest World. Più o meno. Mr. Quest World. Aggiungi tanto come Mario Fuoco. Porca puttana. Perché siete tutti delle merde? Perché fate tutti schifo? È il tuo mondo questo, guarda, guarda che cosa. Va bene. Cazzo di livello è! Devo correre. Devo correre. Devo correre e non morirci. Devo correre senza morire. 8. Autoclown! Oh, per picciotti, dai! Ma che palle! Che cazzo! Che rottura di Cabasisi! Affanculo! Cioè, salto, pom, salto, pom, se ben muoio.
9 secondi, 7 secondi. Vabbè, è fattibile in 7 secondi. Dici? Benchmaker 2. Dai. 29 livelli fatti. Vamos. Poi passiamo a Tetris. Facciamoci l'ultima mezz'oretta di Tetris. Che mi piace Tetris. E poi Mario Maker vi darà appuntamento sicuramente durante l'estate. Una qualche... Certo, giustamente... Cioè, che cazzo? Perfetto. Sicuramente durante l'estate... Qualche live di Mario Maker ci sarà. Tra l'altro non so se potranno esserci live anche dal Veneto, cioè nel senso che tanto Paul il computer ce l'ha, non è che non ce l'ha. Porco. Lasciamolo stare. Via, via, via. Allora, prendere quella moneta da 50 e prendermi la vita, ma avendo perso la Mario Tanuki, dovrebbe chiamarsi questo. Ho preferito lasciare. 30 livelli fatti, 7 vite come i gatti. Tintarella. Sto solo che poi raggiungi trovato dove aveva preso la superstella dell'invincibilità. Solo è molto... Va bene. City Skyline con pollo che ti... Perché totalmente a caso City Skyline con pollo che ti... 26 secondi. Mi ha recuperato una vita. Andiamo a 8. Ah, di là. Con pollo. Bah, tanto non ha la web. Cioè... La web cancellava, ma... Vediamo se ci riesco. Se ci riesco dopo. No, ho la Switch, si sa. Non è che... La Switch ce l'ho là. Vabbè, devo fare Mario Carpenteria qua. Essendo che c'ho sta chiavetta d'acquisizione che... che mi sono comprato per la fotocamera. E poi... E funziona, però peccato devo perderci un po' di tempo. Mi porto la chiavetta da Apollo, la installa e teoricamente si dovrebbe pure sentirsi l'audio. Fortnite va al contrario. Oh, io Fortnite con Polterri che ci gioco. Che infatti ho detto io mi porto pure il mio SSD. Smonto l'SSD qua e lo porto di là. Ci sono tutti i miei dati, quindi OBS, eccetera, eccetera. Io posso veramente parlare là. Che comunque è semplicemente una live di vacanza, sì. Ma alla fine è per stare in compagnia di amici. Quindi se fa caldo non andiamo da nessuna parte. Oddio, ho cagato. C'è qualche passaggio? Sta succedendo di tutto qua. Una chiave. Porca puttana. Allora. Perché pensavo che ci fosse potesse esserci una seconda chiave. Va bene, stiamo tranquilli e lo facciamo di nuovo tutto.
Ah, quando dici tu, non te lo compri. Ciao, Witch. Alla prossima. Buon pomeriggio. Madonna, è caldo, ragazzi. Non andiamo a prendere il ventilatore, non credo. Devo riprendere pure mano a Mario Kart 8. Voglio riprendere Mario Kart 8. Magari a settembre sarà un altro ritorno di Mario Kart. Tanto devo decidere se farmi il pass da, cioè cambiarmi l'abbonamento da 19 euro all'anno a quello con il pacchetto aggiuntivo. Ieri stavo vedendo da Vertien. Siamo, per me era tardi, quindi sono preferito non entrare. Cioè quello è bello da giocare in compagnia. No, a settembre voglio fare sia Mario. Non ci sono giochi nuovi, raga. Che giochi nuovi volete? Cioè. Ok. Che succede? Non sto capendo qua. Marcia su il cazzo, si sa. Questo perché è domo qua. Ah! Minchia! Vuoi vedere perché... Non devo tenere questo. Aspetta un momento. Sarà difficile, no? Aspetta. Serve il martello, può essere. Non lo prendiamo. Tanto ormai abbiamo quello. No, aspetta, però. Allora, ho sta cazzo di cosa qua. Ah, voi vedete che non devo. Cioè secondo me non devo minimamente prendere ste cose che ho in testa. Quindi fammi. Il martello ce l'abbiamo, sì. Ma vedere così. Questo teoricamente se ci sbatto su. No, là, sai cosa? Non sto capendo. Non sto capendo minimamente che cosa mi serve qua. Perché questo veniva verso qua e sbatteva qua. Sto coso non si muove. Vai fare un altro tempo. Boh, ci provo. Ci provo. Ci provo. Madonna, raga. Immaginavo. Vabbè. Me l'aspettavo. Sì, vabbè. Però questi, vedi, questi sono le idee del cazzo, queste, per un semplice motivo. Non sai cosa fare. Cioè...
Mettere tutto quello lì a caso, facciamo loot e poi passiamo su Tetris. Mettere tutti sti cosi così e poi sbaglio ovviamente da prendere quello che ti serve. Non è nemmeno un'indicazione su dove andare, è sbagliato. È sbagliato. Tutto castello. Bene, la sto distruggendo. Credo che siamo e sia finito qua. Niente. Allora! Mario, ecco, è finita. E che cazzo? Minchia, dovrei arrivare fino a qua. Va bene. Beh, io non ho voglia di perderci la vita, basta. Facciamoci quello poco che ci manca su Tetris 99 e poi chiudiamo, va bene? Fa caldo, ve lo giuro. Difficile, ma col cazzo è proprio difficile. Signori, facciamo un po' di Tetris, dai, un altro, una o due partite su Tetris. Tanto l'ho un po' provato Mario Strikers Battle League Football. First kick, io ho altri nomi più lunghi l'avrei messo questo. Non è malaccio, bisogna vedere com'è giocato in coop poi. Quindi ripeto, giorno 10, che gioco è già prenotato. Dovrebbe preso da GameStop, quindi dovrebbe arrivarmi il giorno stesso del. Caesar è morto, viva Caesar, però dovrebbe mettermi la categoria. Penso io allora. E allora Game Tetris 99 Tetris. Ok. Come? Mi dite se la categoria è giusta e bot mi dice che fa fall. Vabbè, poi Tai che bot parla, vabbè. Dovrebbe aver cambiato la categoria. Un paio di partite, ragazzuole. Poi chiudiamo. Vado a mettere a letto. Allora, teoricamente ci sono tutte e 70. Ok, ci siamo. Sì, se mi controlli se la categoria si è cambiata. E quanto tempo ci è voluto per partire? A me da Tetris, ok, mi ha dato l'altro bot, mi ha dato fallito, ho detto bot. Ma poi perché parla? Perché poi si è mischiato lui che non c'entra un cazzo, ma no. Ma dove devo fare un po'. No, dai, Tiki Bot è quello dei suoni, tra l'altro, quindi non posso toglierlo. Dovevi fare un po' di sistemazione dei vari bot, tutto l'ambaradan. Se state ci perdo un po' di tempo su questo canale. Grazie. Vavavul? Ah no. Pipì.
scusate, come al solito, se qui non vi intrattengo, però capite che meno parlo, meno mi distacco. Bello il tema di Kirby, un altro bel gioco che mi è dispiaciuto aver finito. Non è finito completamente, però non ho preso tutti, non sono tutti quattro lì, però chiudere per forza. Che palle. Non posso fare un granché. Non posso fare un granché. Mi sono incartato alla fine. 24esimo. 24esimo, va bene, non è che si può pretendere tanto. Facciamo l'ultima e poi chiudiamo, dai, non arriviamo alle 3. Non arriviamo alle 3. Un momento di... Sto veramente squagliando da caldo. Dio, Dio, se mi metti una torre, ragazzuole. Come si fa a vivere nel 2022 senza aria condizionata? Lasciamo stare. Io sto perdendo tutte le scommesse oggi. Via. Ultima. Questo abbiamo... la madonna, state calme. Dio. Ma che tue madonazze.
Sono stato costretto a metterlo. Ah. Oh, l'ho svuotato. Ok, perfetto. Ho fatto apposta, perché... No. Ci facevano il culetto qua. Basta sto pezzo così, che palle. Oh, ora mi servono quelle giù di là, non cazzo. Ciao Antico Lane. Fanculo. Canolo? Canolo con Mantico Lane? No, non si betta Mantico Lane. Cioè, se siamo pochi. E voglio fare un'altra che è andata veramente di merda questa. Non tira più un pelo di best. Sì, quello sempre Mantico Lane. C'è il trailer di Pokémon, mi sa questo. Lo sto scoprendo adesso io. E noi facciamo l'ultima, alle 15. Non credo nemmeno si possa far vedere, quindi teoricamente. Ti spoglio un attimo, va bene. Ti sposta, l'ho letto. Ti puoi iniziare a dire, non so leggere. E che te, che cosa c'è questo? Cioè, cosa... Cioè, non ho indagato, quindi non so sapere nemmeno... Cos'è? Cosa dovrebbe uscire di Pokémon? Ah, non si sa, quindi è proprio... C'è un trailer di Pokémon, ma non si sa... Vedi, non ci sono... È spoiler in questo senso io. Siamo Sifoni, hanno fatto uscire un video, mi è dato una notifica su Twitter. Che probabilmente uso solo io ormai quel Twitter. Ah,
Ah, che palle, raga. Niente, non è giornata per te. Sì? Giornata per niente, però. Ciao, 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 c'è stato bello. Pokémon 9, Pokémon leggendario, 9 meccaniche, comunque sicuro uno su Scarlatto. Ok, su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, probabile, no. Poi me lo vado a recuperare poi, che adesso vado a dormire. Signori, basta. Finita qui questa live chill, la terz'ultima live. Questa terz'ultima live. Chiudiamo. Alexa, spegni Nintendo Switch. Spegniamo la Switch e finiamo. Bene, signori, Mario Maker 2 e te stavi dando appuntamento probabilmente a settembre quando ritornerò, o comunque qualche occasione così particolare durante l'estate, proprio così. E allora, signori, che dire, abbiamo finito questa terz'ultima live, rimangono Dirty Rally domani e poi gran finale dove ci saluteremo per e ripercorreremo tutto quello che è stato fatto in un anno di live venerdì alle 13.30. Vediamo un po' se c'è qualcuno, ma siamo pochi, quindi non farò nemmeno un raid. Vediamo un poco, però voglio vedere se c'è qualcuno. E poi c'è la stella, vista questo eventi speciali, tutto lo fanno in live, tutti lo fanno in live. Madonna, guarda, ci manca pure io che lo faccio in live. No, non faccio niente in live. Vabbè, andate dove volete, signori. Sigla finale. E non sta tornando, ok. Sigla. Non lo faccio io, c'è un sacco di gente che lo fa, quindi ve andate a vedere da chi volete. Signori, io vi auguro un buon pomeriggio, grazie per averlo passato con me anche quest'oggi, questo primo giugno. Vi auguro un buon mese di giugno a tutti voi, ragazzi, finalmente. C'è Wicelinni? Bravo, sentiamoci due volte, aspetta. Come cazzo si scrive Wicelin? Togli sta sigla. E allora, aspetta. E che cazzo? Ah. Sigla finale. Right. E che cazzo? E non mi prendeva con Wicelin, ok? Mi prendi The Witcher, mi spuntavo invece Wicelin. Ma fanculo, Twitch. Tu che questa cosa di merda che hai. Ripartiamo da capo, grazie per avermi seguito in questo primo giugno. Buon inizio di mese a voi. Vi aspetto domani alle 13.30 con Dirty Rally 2.0. Anche se è festa domani, io sono qui con voi, per voi che volete passarla con me questo 2 giugno. C'è Ricky alle 4.30 quest'oggi, poi c'è Luca alle 20.30, Moreno e Crossantine alle ore 22. Di nuovo domani alle ore 13.30 per la penultima live prima della pausa estiva. Buon pomeriggio ragazzi, a tutti da Wicelinni. Ciao. Dab dab dab.